Buonasera amici di Radio News 24, bentrovati con noi qui su Live Social. In questo momento sono con Francesca Ceriana, che è dottoressa in odontoiatria. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora Francesca, io so che tu ti occupi tra l'altro di un mondo particolare sempre all'interno dell'odontoiatria, ovvero quella invisibile. Allora, io ho deciso tanti anni fa di fare esclusivamente ortodonzia perché fortunatamente sono figlia d'arte. Mio padre è dai primi anni 70 che fa esclusivamente ortodonzia. E ben 17 anni fa, quando mi sono laureata, ho iniziato a lavorare con lui. E per me c'è stata un'esigenza di differenziarmi. E per questo ho preferito buttarmi in qualcosa che lui non avrebbe mai fatto, ossia l'ortodonzia, diciamo, estetica. Adesso, a distanza di parecchi anni, si può dire che può sostituire completamente l'ortodonzia classica, quella con i brackets, i classici ferretti che tutti ben conosciamo. Assolutamente, che anche nell'immaginario comune, no? Ha sempre rappresentato un po' di terrore. Esatto, cioè, quello che io volevo, magari vedevo i classici apparecchi, anche sul palato, ingombranti, e non riuscivo, come dire, a metterle ai pazienti perché io non riesco a fare, a mettere un paziente qualcosa che io non vorrei mai. Quindi c'è stata anche questa esigenza a trovare qualcosa di più comodo, cioè, oltre sicuramente alla parte più estetica. Che comunque ormai è diventato molto importante, no? Sì, la cosa bella di questi apparecchi è che durante tutto il percorso, che può durare anche un po' di mesi, uno può sorridere da subito, cioè non deve aspettare di togliere la famosa macchinetta. Però mentre durante tutto il percorso lui può vivere tranquillamente come se, quasi se non l'avesse. È molto comodo, possiamo dire che è un trattamento che viene fatto con diversi allineatori trasparenti che si cambiano in successione. Ogni allineatore viene portato per una settimana. Il primo può dare qualche fastidio perché è qualcosa di nuovo, cioè la bocca si deve abituare. Certo. La cosa incredibile è che a distanza di qualche mese i pazienti stanno meglio con che senza. Certo. Fino a qualche anno fa l'ortodonzia poi era vista soprattutto per i bambini. Adesso la maggior parte dei miei pazienti sono adulti, magari professionisti, adesso non dico l'età, comunque gente grande, di varie età, che ad un certo punto magari non ha mai osato chiedere dal dentista come fare a rizzare i denti, e adesso invece vengono perché sanno che è possibile farlo in maniera molto soft, molto in maniera minimamente invasiva. Non gli cambia la quotidianità, non gli cambiano i rapporti interpersonali e facilmente riescono a raggiungere quello che magari hanno sognato da una vita. Buona serata a tutti quanti e grazie ancora Francesca per essere stata qui con noi. Grazie a voi.